niente, nuovo video haul. Allora, ho accumulato degli acquistini piano piano nell'ultimo mese, ma non sono riuscita mai a registrare il cavolo di video, quindi vi faccio vedere tutto adesso. Ho praticamente accumulato tutto qua dentro e c'era sto sacchetto morto lì sul divano da un mese, per cui a questo punto direi che è il caso di farvi vedere un po' tutto. Parto con OVS, non mi ricordo neanche cosa c'è all'interno del sacchetto, ok, ora non lo ricordo. All'interno del sacchetto ci sono tre cose, sono una crema mani, la 2 in 1 Hand and Nail Balm, che è questa qua che ho preso per portarmela in negozio, perché ho sempre le mani abbastanza secche e lì soprattutto spacchettando, aprendo cartoni, aprendo robe, eccetera, mi scasso le mani continuamente, quindi ho preso questa cremina per le mani, pagata veramente poco, presumo, ma non so, aspettate. Direi 1,79 euro spesona. Poi ho ripreso il mio preferito mascara dell'anno, ovvero il mio Lash Princess in versione False Lash Effect mascara, che è questo qua fantastico, che io amo alla follia, che ho praticamente quasi finito, quindi ero in fase di astinenza. E poi della nuova collezione All That Grace ho preso solamente la palettina perché gli altri prodotti non è che mi entusiasmassero più di tanto. La palette è meravigliosa, devo dire che è proprio bellina, 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 bellina. Infatti costa 6,49 euro. E gli ombretti sono questi qua. La palette appunto è molto carina perché ha il suo specchio e poi ha tutta questa serie di ombretti, di cui tre rosati e quattro grigi. Tutti gli ombretti partono dal più chiaro al più scuro come colorazione e nella parte posteriore della palettina c'è anche spiegato come utilizzare gli ombretti, come abbinarli e all'interno della palettina c'è un pennellino molto carino, di qua a lingua di gatto e di qua a sfumino. Devo dire che i suoi 6 euro se li merita a livello estetico. Non ho ancora provato gli ombretti, quindi non vi so dire se sono validi o meno, ma li proverò al più presto. Devo dire che questa è molto carina, secondo me, anche da portarsela in viaggio perché è piccolina ma è comoda ed è bella sostanziosa, diciamo. Andiamo avanti con prodotti a caso, ovvero salviette. Ho comprato un po' di salviette perché da quando non ho più quelle di Brochet, perché la mia fanciulla di Brochet è sparita. E il negozio, l'unico punto vendita che hanno aperto qua a Genova in centro, io capito veramente di rado in centro. Mi sembra siano tutte qua, ma potrebbero apparire altre salviette. Comunque ne ho prese un po' e proviamo. Tipo le salviette di Shaka, che non ho mai provato, quindi sono una novità. Si chiamano Innovative Beauty, 25 salviette struccanti classiche. 3 in 1, strucca, deterge e idrata. Speriamo, perché io comincio a vedere qualche rughetta, mi viene già l'ansia. Poi, altra salvietta nuova mai provata è della Sensur, salviette struccanti, viso e occhi, pelle sensibile, azione lenitiva, vitamina B5 e bisabololo. Che cazzo è il bisabololo? Vabbè, non facciamoci domande. Speriamo che almeno il bisabololo sia qualcosa che faccia bene alla pelle. Comunque, questo qua. Altra salvietta novità. Ho preso un po' di novità più una certezza, così almeno vado sul sicuro. Queste sono le Mil Mil Fresca Vitalità, zero parabeni, 20 salviette per tutti i tipi di pelle con vitamina E e olio di mandorle. Per viso e occhi l'ho preso perché c'è l'olio di mandorle. Io amo le mandorle, quindi ho provato a prendere anche queste. E poi una certezza, le mie fantastiche Valentina Makeup che sono favolose, favolose non costano una mazza, quindi se le trovate prendetene a chili perché a me piacciono da matti. Butto tutto nel cestino della roba finita così me lo porto di là. Poi, rieccoci con i miei soliti shampoo e balsamo. Ormai vi ho fatto due palle grandi come una casa, ma io li adoro. Quindi ve lo ripeto, ve lo ridico, lo urlo ai 420. Se avete capelli colorati, tinti, eccetera, 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 utilizzate questi perché sono i primi che non mi fanno sbiadire i capelli dopo tre lavaggi. Cioè, questo rosa sulle punte a me non mi sarebbe mai durato con un altro shampoo. Invece così vanno alla grande. Quindi mi piacciono da morire. Poi, opla. Allora, Natural Decare con essenza di mandorle dolci ed estratto di avena, sapone liquido senza allergeni,
senza allergeni da profumo, senza parabeni, senza coloranti. Hop! Questo l'ho preso al di, meglio, di più, come cavolo si chiama il supermercato? Non mi ricordo. Credo si chiami di più. È un 250 ml, è completamente naturale. Non ci sono coloranti, non c'è assolutamente nulla dentro, quindi boh, speriamo che almeno lava le mani. Però appunto non sembrava male, o made in Italy, quindi ho detto perché no, lo proviamo, lo testiamo. Tanto adesso sto utilizzando il Neutro Roberts alla vaniglia che è quasi finito, quindi poi andrò su quello. Profumino per la macchina, cioè io ho intenzione di utilizzarlo per la macchina, non è per la macchina, teoricamente per il corpo, però Malizia, profumo d'intesa, acqua profumata per il corpo, alle gocce di orchidea. Questa l'ho preso da Tigotà, pagato niente. Però appunto io lo tengo in macchina nella portiera e poi zuzzu, vaporizzo perché ogni tanto mi piace vaporizzare in macchina. Poi elastici per capelli come se non ci fosse un domani, perché ultimamente mi sono ritrovata ad avere questo qua bianco e questo qua arancione, basta, e avevo bisogno di un po' di elastici prettamente neri, ovvero questi. Ne ho presi dai cinesi di diverse marche, non si capisce manco come si chiamano, comunque completamente neri. E poi ne ho preso un altro dove ce ne sono due neri, uno verde e un paio colorati, tanto per pagati nulla anche questi qua. Paio di guanti, mi direte ma dove vai con i guanti di pizzo? E mi servono per il saggio di danza che farò a luglio, quindi visto che dovrò mettere i guanti di pizzo, li ho trovati dai cinesi, 3,90 euro. Vanno benissimo, sono proprio loro, perfetti. E quindi li tengo là. Poi, sempre, madonna, che casino! Aspettate che devo fare un po' di. Sempre salviette, ne ho trovate altre due paia. Ah, mi vola tutto. Due pacchettini di nuovo di salviette, queste sono quelle che mi piace tenere in borsa. Allora, Shaka, queste qua sono al maracuja, salvietta multiuso. E questa invece è Speedy Care, questa l'ho presa da Tigotà. Salvietta deodorante unisex con camomilla e aloe vera, senza parabeni e antitraspirante. Io ho detto, boh, carina da tenere in borsa quando hai voglia di rinfrescarti, non so, mi piaceva l'idea. Poi, qua c'ho quintali di scontrini, non si sa perché. Allora, tac, scioccate, non è un'antica erboristeria, semplicemente perché non l'ho trovato. Mentadent bianco quotidiano family, fluoro attivo con bicarbonato. Lo provo. Io voglio l'antica erboristeria generalmente. Ma non ce n'erano e quindi mi sono accontentata. Poi sono passata un'altra volta da Essence e che cavolo ho preso? Eccole qua. Io ho preso due cosine. Uno della collezione Mary Berry, è possibile la collezione di Natale. E l'unica cosa che ho preso della collezione di Natale è questo rossettino qua, che è lo 01 Let the Berry Tales Begin. Ed è il più scuro della collezione. Allora, dallo stick sembra un violaceo scuro. Io non l'ho mai indossato, quindi mo proviamo. E mo proviamo. E vediamo com'è. Ah, sai che non è male? A parte che qua ho una brigola, quindi avrò un rigonfiamento. Vabbè, è uno di quei rossetti che senza matita non va da nessuna parte perché scivola troppo via. Infatti l'applicazione che sto facendo adesso fa pena. Però con una matita, secondo me. Ora lancio il cellulare. Potrebbe avere il suo perché, non è affatto male come colore. Bellino, bellino, bellino. Ci piace. Poi vabbè, a me piacciono un sacco questi rossetti Essence col packaging colorato, mi fanno impazzire.
E sempre da Essence, mi sto mangiando le parole, ho preso una nuova palettina, questa volta la 05 Vintage. Anche qua dietro c'è la spiegazione su come utilizzare gli ombretti, in caso non lo sappiate. E all'interno della palette ci sono quattro colori chiarissimi e quattro colori leggermente meno chiari. Alla fine i due più scuri sono questi due qua, anche il terzo e il quarto qui, cioè scusate, il quinto e il sesto qua sono abbastanza chiari. E poi c'è un verdone e una specie di marrone rosato. Bellina, però molto carina, molto da tutti i giorni. E non so quanto l'ho pagata perché non ho lo scontrino. Però presumo sui 4-5 euro. E poi direi che da Essence non ho preso altro. Per quanto riguarda invece Bottega Verde, quando sono andata a fare i regali di Natale mi sono fatta come al solito tentare e ho preso per me il profumo che adoro di Bottega, ovvero l'Iris. Io lo amo, cioè per me è il più buono in assoluto. E c'erano in promozione le lime per le unghie, quindi ne ho prese. Mi direte, tu c'hai il gel? Sì, ma quando mi rompo un'unghia e sono in giro o al lavoro, a me sinceramente avere le limette dietro mi fa abbastanza comodo, a parte che erano proprio carine, e poi mi fa abbastanza comodo, quindi io me le piazzo in borsa e arrivederci a todo il mondo, proprio tac e via. Sempre da bottega, mentre facevo i regali per gli altri, mi sono comprata un lucidalabbra che avete visto probabilmente in un tutorial questo dicembre, ma non mi ricordo quale. E il lucidalabbra si chiama Bacio di Mezzanotte, lip gloss con tè verde e vitamina E, colore perla, ovvero è trasparente. Cioè sembrerebbe dallo stick tendente all'oro, in pratica è completamente trasparente. Proprio zero, zero colore. Però era carino e vabbè, mi sono fatta prendere dall'entusiasmo un altro lip gloss inutile. E poi, da Tigotà, quando compravo le cose per gli altri, ho preso per me questi, la mia nuova droga. E qui c'è lo zampino di Ragazza Sorriso che parla sempre dei tesori d'Oriental, che io mi sono avvicinata. E ne ho presi un paio. E devo dire che per il momento sto utilizzando questo ed è top, cioè, e penso sia la mia nuova droga. Questo è profumo aromatico alla vaniglia e zenzero del Madagascar. Io lo amo, cioè mi piace da morire. E poi ho preso questo qua che invece non ho ancora provato, ai fiori di acacia e legno di ebano. E si chiama Africa, è un po' più strong, questo è un po' più dolciastro. Mi piacciono da matti, cioè proprio top stra top. Quindi penso che li ricomprerò a oltranza. Anche perché ultimamente non trovo un profumo di profumo, quindi che ne so, di marca, Dior, Chanel, cazzi e mazzi, che mi entusiasmi. Io sono sempre stata invasata del Poison Hypnotic di Dior, ma a lungo andare mi sta venendo a noia. Ne ho ancora forse di là uno, ma c'ho più voglia di mettermelo. E quindi mi butto su questi che mi stanno piacendo un sacco. E poi direi che ho terminato con ah no, che dico? C'ho degli orecchini anche. Allora, mi sono presa questo. 5 euro, non mi ricordo manco dove l'ho comprato. Ah no, in un nuovo store che ha aperto, che si chiama DP Store qua a Genova. Che poi no, volevo comprarmelo, alla fine l'ha pagato Cri, perché abbiamo fatto la spesa, cioè abbiamo comprato un po' di cose insieme, poi questo qua alla fine l'ha pagato lui. Ed è bellissimo, io sono un'invasata di Camei. E io lo amo, cioè proprio io lo amo, me lo piazzerei sulla fronte. Cioè, cosa non mamma mia, ora su sto maglione non rende perché non è un tinta unita, ma fosse stato un tinta unita borgogna, un tinta unita nero, sta a fare ci stava da Dio. Poi a me piace piazzarlo qua, tipo donna dell'Ottocento, no? È meraviglioso. Questo è non so se si nota, ma la montatura più o meno dorata. E le pietrine sono tutte tendenti al rosa, sono fantastiche, cioè mi fanno impazzire sti cosi, raga. Andiamo avanti, mi sta venendo il fiatone perché c'ho una certa ormai, con degli orecchini. Ho preso un po' di orecchini, la maggior parte alle bancarelle di Natale qua a Genova, a Brignole, di cui i primi due ce li ho alle orecchie. Che sono due coppie di questi qua, sono quelli con la palla grande e la palla piccola, che qua ho messo al contrario perché li ho messi
per averli uguali come grandezza. Comunque sono questi qua verde petrolio. E la coppia era fatta così, proprio nella confezione c'era questo più la perlina, diciamo, sul verde acqua. Sempre lì alle bancarelle, sempre tutto a 1 euro, quindi anche questa coppia l'ho pagata 1 euro. Ho preso questo qua, sempre in coppia ovviamente, che mi piace da matti. Ora ve lo faccio vedere così, non so se voi capite. Praticamente voi vedete sul lobo la parte blu brillantinata e da dietro arriva la perla. Meravigliosi, mi ha fatto i complimenti anche una cliente quando le ho detto che gli ho pagati 1 euro, mi ha detto pazzesco, fanno una figura pazzesca, sono meravigliosi. Poi sempre a 1 euro ho preso altri due di questi qua con la palletta grande dietro, cioè meglio davanti alla palletta piccola dietro, no, cazzata, palletta grossa dietro e palletta piccola davanti, ok, ce la si può fare. E sono questo qua, ora cerco di farveli vedere alla meno peggio, questo ha la palla grande dietro piena di glitter bianchi e davanti, anziché avere la pallina, ha una specie di brillantino, diciamo, tipo diamantino finto. C'è Atos che si guarda nel vetro, non è normale, il mio cane, e si gira perché sente che parlo di lui. E poi l'altro invece orecchino è sul animalier andante, è nero e oro, un oro però spento, pallina davanti oro spento e dietro è nero e oro. Bellino, bellino, bellino. Altro paio a 1 euro. Questa è una copia degli Stroili Oro. Io avevo già questo orecchino identico, ma l'ho perso. L'avevo utilizzato per un matrimonio, poi non so dove cavolo è finito. Quando li ho visti di nuovo sulla bancarella, ho detto li prendo subito per 1 euro. Io li amo, mi stanno da Dio e sono leggerissimi. Quindi non potevo non prenderli. Anzi, mi sono pentita di aver preso solo 5 paio di orecchini. E poi, ultimo orecchino che invece ho preso da Piazza Italia, che pesucchia anche un po', non me ne ero accorta, e che mi servirà da abbinare ai guanti di pizzo e a tutto l'ambaradan per il saggio di danza, sono questi orecchini qua, presi da Piazza Italia sotto Natale per 5,95 euro. Questi sono un po' più pesantelli, però sai, per fare una bellina esibizione, non è che devo tenerli una vita, devo tenerli una sera, ci sta. Sono belli luccicosi, per cui mi piacciono. Scusate, c'ho lo yogurt che va su e giù. Allora, aspettate che metto a posto questi. Mi sembra di avervi detto tutto. Vabbè, c'è un paio di campioncini. Madonna, sto cellulare. C'è un paio di campioncini. Ve li dico giusto così, tanto per info. Sono tutti i campioncini di Bottega Verde che mi ha dato la fanciulla Debora, la mia commessa preferita di Bottega Verde, la Fiumara, che oltretutto si è tagliata i capelli e sta da Dio anche con i capelli corti, pazzesco. Mi ha dato uno, due, allora due crema mani all'uva rossa, che è questa qui, deve essere una nuova profumazione. Poi mi ha dato il nettare dorato Eau de Toilette, che è questo qua. Poi fondotinta, ah, mi è caduto. Vaffanbrodo, fondotinta lunga tenuta matte con acido ialuronico, che è questo, lo devo provare assolutamente. E poi un altro profumo, Eau de Toilette Via dell'Amore, che mi piace già il nome, carino. E poi mi è volato in terra un altro uva rossa, che mo recupererò. Molto bene, direi che il mio video degli acquisti random è terminato qua. Io, già che ci sono, volevo fare un saluto. Non so voi, o meglio, non so se voi la seguite, ma io adoro Ornitorella. L'ho scoperta anni fa perché ne aveva parlato in un video Michelinia, ma vi parlo già almeno di 3 o 4 anni fa. Io l'ho sempre adorata, per un periodo non ha più pubblicato video su YouTube, ora è ritornata da qualche giorno, ha pubblicato due video che io mi sono mangiata, divorata appena sono usciti. E il secondo l'ho visto stanotte, che era il suo Best Makeup 2015, che io devo ancora registrare, lo registrerò a giorni, promesso, probabilmente domenica. E niente, volevo semplicemente darle il bentornata e mi fa troppo 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 piacere che sia tornata, perché come me
È una che dice le cose come stanno, è una che non parla bene di un prodotto se davvero non ne pensa bene, ed è come me una che odia i vlog. Cioè io quando ho detto nel video precedente a quello di ieri sera che odia i vlog, perché comunque anche questo l'ha portata un po' ad allontanarsi da YouTube, perché il mondo di YouTube è cambiato parecchio negli ultimi tempi. E tantissimi canali che prima erano di make-up ora sono praticamente dei vlog continui. E sinceramente io vorrei capire com'è possibile che magari un video vlog dove c'è una che fa colazione, che va a fare la spesa e che si mette il pigiama e va a dormire possa fare, che ne so, 25.000 visualizzazioni. Ma chi cazzo se ne frega che sei andata a fare la spesa? Ma chi cazzo se ne frega che stai andando a dormire? E chi cazzo se ne strafrega che ti sei svegliata? Detto ciò, io i vlog non li guardo praticamente mai, ne guardo qualcuno, ma solo se so che ne vale la pena, nel senso, esempio, la Sindina tempo fa, ora un po' meno, ma tempo fa, prima di averla bimba, faceva un vlog alla settimana ed era il vlog generalmente del sabato sera, domenica, comunque del weekend. E i suoi vlog erano divertentissimi, cioè erano veramente spassosi. Io ridevo per 20 minuti perché comunque faceva vedere le uscite con gli amici, i posti dove andavano. Erano dei vlog divertenti, erano dei ragazzi divertenti e delle amicizie divertenti. La Sindina è divertente. Quindi erano vlog che mi faceva piacere vedere. Però una tantum, non è che io ora se, che cavolo ne so, vedessi su un canale di make-up come può essere quello della Cindy, come può essere quello di Clio, come può essere quello di Make-up Delight, su 30 video, 29 vlog, io mi sparo un colpo in testa. Cioè mi fa piacere quel pizzico di vita ogni tanto, di vita privata ogni tanto. Cioè non guardo un canale perché è un reality, io guardo un canale perché questo canale mi deve dare delle informazioni e dei contenuti che sono nelle mie corde, ovvero io sono un'appassionata di make-up, ho un diploma di make-up artist, mi farebbe strano portarvi in giro con me tutti i giorni a fare la spesa, a lavorare, a che ne so, portare fuori il cane, cioè che senso ha? E quindi anch'io nei canali che guardo ricerco la stessa cosa, ovvero se guardo Clio, non guardo Clio per vedere che va in giro per New York, guardo Clio perché mi fido delle sue recensioni, perché mi piacciono i suoi look, eccetera. Quindi, detto ciò, mi sono allungata nel blaterare per dire che Orni, io ti lovo e sono contentissima che sei tornata, sono contentissima perché so che parlerai di make-up, perché so che quando ne parli con cognizione di causa e come te, appunto, io odio i vlog. Quindi mi sono anch'io allontanata parecchio da tanti canali perché appunto mi ritrovo a dire che palle. Ora non me ne voglia, io vorrei fare il nome di uno di questi canali, ma poi lo so già che mi prendo una serie di insulti. Però faccio un esempio, a me piaceva molto un canale ed è il canale di Kia Screech, con la quale ho avuto anche il piacere di parlare al telefono perché è amica di una mia amica. Quindi ci siamo ritrovate a chiacchierare, le avevo anche forse fatto i complimenti per il canale, non mi ricordo. Ma perché ai tempi era un canale misto, cioè ci trovavo di tutto, ci trovavo dalla recensione del prodotto per capelli alla recensione del trucco al make up al video haul e quello mi piaceva. Infatti ora io guardo il suo canale solo ed esclusivamente quando fa dei video haul di Essence perché ad Aosta arrivano prima i prodotti rispetto che qua. Purtroppo, il suo canale è uno dei tanti che è diventato un vlog continuo e io sinceramente non mi ci ritrovo più. Mi dispiace un sacco perché se mi sta guardando mi dispiace, tra virgolette, dire una cosa, negativa nei suoi confronti e spero che non se la prenda. Però trovo che per i miei gusti il canale non è più ciò che desidero, cioè quel tipo di canale non è quello che desidero. Quindi mi ritrovo a cercare cioè, sono alla disperata di ricerca di gente che non fa vlog. Quindi, se avete dei canali di make-up da consigliarmi di persone che non fanno vlog, lasciatemeli qua sotto perché io comincio veramente a tagliare, a togliere iscrizioni a tutto spiano perché mi sono stufata di guardare, o meglio, di trovarmi nelle anteprime vlog, vlog,
vlog, Christmas vlog, vlog, è che due palle, cioè io voglio contenuti, per favore. Bene, detto ciò, e dopo aver fatto sta pappardella di lamento, niente, vi mando un bacione grande, ringrazio tutte voi per essere qua all'ascolto e mando ancora un bacione grande a Ornitorella, grande, ti stimo di brutto. Se ti capita di passare per la Liguria, scrivimi, perché ci dobbiamo prendere un caffè, dobbiamo andare a fare un po' di shopping assieme. E nulla, vi mando un bacione grande, alla prossima. Ciao!